una minuscola ape che punge. Un apparente disordinato brulicare su di un insolito alveare vivente. Cosa regola questi atti e gli infiniti altri che continuamente si verificano attorno a noi nel prodigioso e misterioso mondo animale? Cosa coordina tutte le azioni che ogni essere vivente compie per seguire i suoi codici comportamentali? Cosa guida e governa le attività di questi piccoli mondi? Cosa, se non un universale linguaggio? Un linguaggio talvolta composto di suoni, ma il più delle volte un linguaggio muto, però non per questo meno comprensibile. Solitamente siamo abituati ad udire le risonanze emesse dagli animali superiori ed erroneamente pensiamo che questo sia il loro unico modo di comunicare. Non è così. Anche gli animali superiori, oltre a questa forma percepibile dal nostro orecchio, parlano il più delle volte senza emettere suoni. Le scimmie, per esempio, lanciano particolari messaggi di supremazia o di sottomissione grattandosi o sfregandosi fra di loro. Cospargendo di urina il corpo o i confini del territorio sotto la loro influenza, ribadiscono il loro possesso. Questi sistemi di mutuo linguaggio sono i più diffusi del regno animale e sono infiniti, come infiniti sono i suoi abitanti. Forse, ai tempi, anche l'uomo parlava così. Poi, con l'accrescimento delle sue capacità intellettive, ha perduto questa facoltà, limitando i suoi messaggi solo alle parole. Ma il linguaggio senza suono è e sempre resterà la più naturale, completa e diffusa forma di comunicazione tra esseri viventi. Non a caso abbiamo detto diffusa forma di comunicazione, poiché ogni animale, escluso solo l'uomo, usa come mezzo di trasmissione questo tipo di linguaggio. Anche questo piccolo urside delimita il suo territorio con un annuncio di dominio, fatto di segnali olfattivi per mezzo di urina, escrementi e secrezioni ghiandolari. E questi messaggi non ammettono dubbi. Però, come abbiamo accennato, non solo gli animali superiori parlano in questa maniera, ma anche nel mondo degli insetti esistono infiniti linguaggi fatti di atteggiamenti, di secrezioni, di odori. Alla base di questo linguaggio, nel mondo animale, vi è una sostanza chiamata feromone. E il feromone è un'essenza chimica prodotta da un individuo di una specie, che agisce su altri individui influenzandone il comportamento ed a volte anche lo sviluppo. Si ha così una forma di linguaggio chimico tra un individuo ed un altro, di cui i fenomeni sono gli stimoli codificati di una vera e propria comunicazione. Perché quando apriamo una ciliegia guasta troviamo al suo interno un solo verme o una sola larva? Perché, per mezzo di un particolare feromone, la femmina, quando ha deposto il suo uovo, ha lasciato un messaggio di occupazione, che sarà sicuramente rispettato almeno dalle altre femmine della sua specie, salvaguardando così il nuovo nato. In ogni caso, è da ricordare che i feromoni non incidono direttamente sul comportamento degli animali modificandolo, ma appunto un'azione indirizzata a sensibilizzarli verso specifici stimoli. Molte specie di formiche, per esempio, secernono una sostanza che, a basse concentrazioni, traccia una pista o indica una via da seguire, mentre a concentrazioni più alte la stessa sostanza è segnale di allarme. Quindi è come se la formica, in questi casi, lanciasse un grido. Anche le api, come ogni altro animale, parlano tra loro. In un alveare, la regina dà i suoi ordini per mezzo di un feromone esclusivo, che solo lei è capace di secernere. Questo feromone contiene le indicazioni per ogni azione della comunità e senza questo l'alveare non può operare.
A riprova di quanto detto, facciamo un semplice esperimento. Togliamo dall'arnia la regina e isoliamola, in modo che i suoi messaggi chimici non arrivino più alla comunità. Quindi componiamo nuovamente l'arnia con ogni sua parte e chiudiamola per qualche tempo. Solo dopo pochi minuti, se la apriamo nuovamente, vedremo che la mancanza del feromone reale galvanizza le api in un'azione tumultuosa. Solo dopo 2 giorni avranno scelto un'altra regina, che avrà la facoltà di secernere un nuovo feromone, con tutti i messaggi chimici per la conservazione e la continuazione della comunità. Un'altra essenziale funzione del feromone è quella di permettere il riconoscimento tra organismi appartenenti alla medesima popolazione. Tra le api, infatti, ci sono odori caratteristici che vengono riconosciuti da tutti i membri della colonia, mentre l'assenza di tali sostanze odorifiche rivela gli eventuali intrusi che tentano di introdursi nella popolazione. Pertanto, si può affermare che le api, da nido a nido, parlino lingue diverse. Il coleottero scortecciatore è un insetto che, pur vivendo quasi esclusivamente un'esistenza solitaria, lancia dei messaggi sulla qualità di un tronco da aggredire, inserendo il suo feromone nei rifiuti della sua masticazione. Se i messaggi saranno graditi ai suoi simili, aggrediranno il tronco suggerito, con gli effetti devastanti che le immagini ci mostrano. Questo è il Tortrix spiralis. Una ghiandola posta nella parte posteriore della femmina secerne un feromone che è un potente messaggio di disposizione sessuale. Anche una infinitesimale dose di questo odore attira una grande quantità di maschi. Per la percezione di questi messaggi e degli infiniti altri che fanno parte del loro mutuo linguaggio, gli insetti hanno a disposizione molteplici organi ricettivi di particolare e straordinaria sensibilità. Le antenne, per esempio, possono funzionare come un naso, come un orecchio o come una lingua, intesa come organo di percezione tattile. Gli insetti, infatti, annusano, sentono, ascoltano e reagiscono alle stimolazioni esterne in una maniera che è del tutto estranea al nostro modo di percepire. E questa maniera è uno dei grandi segreti che gli animali ancora nascondono e che forse non ci sarà mai dato di scoprire. Molte ipotesi sono state fatte e molto è stato scritto e detto sull'argomento. Alcuni entomologhi sostengono che i differenti feromoni derivino dall'alimentazione, che solitamente è analoga tra gli individui di una stessa specie o di una stessa comunità, e pertanto potrebbe dare a questi un segnale olfattivo proprio e distinto. Questa spiegazione, che non considera i codici genetici, a noi sembra semplicistica. In ogni caso, dobbiamo dire che questa teoria, come tutte le altre fino ad oggi enunciate sul linguaggio chimico degli animali, è tutta da provare. Queste sono le meravigliose antenne della tarma maschio. Questo tipo di antenne sono uno dei più perfetti strumenti di percezione olfattiva esistente nel mondo degli insetti. Un vero orecchio per messaggi senza suono. L'antenna della femmina della stessa specie è molto più semplice, poiché non deve percepire messaggi sessuali. Per cercare di comprendere la funzione delle antenne, dobbiamo ben osservare la loro forma e la loro struttura. Essenzialmente sono composte da un corpo centrale, dal quale si dipartono dei filamenti laterali, che sono gli organi della percezione. Alcune specie di insetti hanno più di 40.000 di questi filamenti. Questa è un'immagine di antenna del Tortrix delle mele, come può apparire con un forte ingrandimento. I filamenti non misurano più di 1/3 millimetro, dei veri sensori microscopici. Ma come un così minuscolo apparato può percepire un messaggio? Vediamolo in sintesi. Le molecole del feromone, libere nell'aria, vengono catturate dai filamenti dell'antenna, quindi vengono inviate attraverso i centri nervosi all'animale.
Questo, con metodi sconosciuti, la interpreta e, secondo i suoi codici comportamentali, espleterà le azioni stimolate dal messaggio chimico. Infiniti sono i messaggi che volano nell'aria, messaggi sessuali, messaggi di disponibilità di cibo, messaggi d'allarme. Un pungiglione di un'ape in fisso lancia un feromone d'attacco. Quindi, se un'ape punge, tutte le api che percepiscono il messaggio del suo pungiglione, a prescindere dalla presenza dell'insetto, pungeranno nel medesimo posto. Così è dimostrato che non è l'ape a dare l'allarme, ma è la sua acuminata arma a lanciare il segnale d'attacco, pulsando come cosa viva ed autonoma. All'inizio abbiamo visto un uomo coperto di api. Ebbene, eccolo di nuovo qui. Ora però, parlando del linguaggio delle api, vogliamo rivelare il segreto del suo coraggio. La spettacolare manifestazione che abbiamo appena visto è frutto di una conoscenza profonda del linguaggio di questi insetti. Infatti, si può fare solo in periodo di sciamatura e quando lo sciame non supera i 30.000 individui. Come abbiamo in precedenza accennato, le api dipendono per ogni loro azione dal feromone secreto dalla regina. E quando lo sciame è esiguo, non supera le 30.000 unità, il messaggio reale è così forte da far concentrare gli insetti solo su quelle azioni che il feromone comanda, come la ricerca di un nuovo nido e non sulla, per l'insetto sgradevole, presenza dell'uomo. In questi momenti le api sembrano ipnotizzate dal potente messaggio. E solitamente non reagiscono a stimoli esterni e, come si può ben vedere, possono essere maneggiate a piacimento e senza pericolo. È in questi periodi, appunto, che si possono compiere le spettacolari manifestazioni che abbiamo in precedenza visto. Basta prendere dallo sciame la regina, racchiuderla in una piccola gabbia in modo che non voli ed appendersela al collo. Le api, come possiamo vedere, seguendo il suo messaggio olfattivo, la seguiranno docilmente, senza attaccare l'uomo. L'importante è che prima di fare una cosa del genere, sempre che la volessimo fare, è di lavarsi bene, in modo da non avere tracce di sudore. Non c'è niente di più irritante per gli insetti, e le api in particolare, che il nostro odore. D'accordo, sappiamo che in questi periodi le api percepiscono messaggi talmente forti, tali da distrarle, e sappiamo che la regina impone loro ordini che non contemplano l'azione di pungere. In ogni caso, anche conoscendo tutto questo, ci vuole un bel coraggio a stare così. Anche le formiche parlano come le api. Una lingua diversa, formata da composti chimici differenti, ma pur sempre una lingua. Seguono le tracce sul terreno con il loro particolare andare a zigzag, poiché con le antenne
debbono cercare la discontinua scia di feromone lasciata da qualche individuo passato in precedenza. Infatti, se con un dito interrompiamo il loro invisibile sentiero, le minuscole viaggiatrici molto spesso perdono la strada. Questo fenomeno è ancora più visibile se lo facciamo su di un piano chiaro. Ma non è il dito ad interrompere il messaggio di feromone, ma il nostro insopportabile odore, che sovrasta ed annulla quello a loro congeniale. Però non a tutti gli insetti le nostre esalazioni danno ripugnanza. La zanzara, per esempio, della quale le immagini ci mostrano il momento della nascita, le apprezza moltissimo. La zanzara, infatti, è attratta sulla sua preda non dalla vista o da altri sensi, ma solo dall'odore della sua vittima. Però i messaggi più importanti di questo misterioso linguaggio senza suono sono quelli sessuali. L'interpretazione di questi messaggi è oggetto primario della entomologia moderna, poiché potrebbe dare una nuova possibilità per il controllo delle specie di insetti dannosi. Il metodo di indagine è effettuato con analisi selettive che vertono sulla scomposizione dei differenti componenti chimici di un messaggio che variano da insetto ad insetto e talvolta anche da specie a specie del medesimo genere. In questi complessi esami l'entomologo deve per forza di cose essere assistito dalla chimica, poiché è questa l'alfabeto del misterioso linguaggio degli insetti. Anche l'elettronica è però fondamentale in questo tipo di indagini. Sofisticate apparecchiature oggi permettono di leggere i messaggi chimici degli insetti, di tradurre in segnali grafici e sonori le silenziose parole che questi minuscoli esseri si scambiano nelle loro comunicazioni. Oggi si possono isolare le sostanze che costituiscono gli infiniti feromoni di questo piccolo e complicato mondo e forse presto, in laboratorio, con l'aiuto delle moderne tecnologie, potremo forse scrivere qualche parola o addirittura parlare con i minuscoli esseri che lo compongono. I biochimici hanno già individuato le strutture molecolari di molti messaggi animali. Li hanno tradotti oggi in complessioni molecolari riproducibili, quindi quello che abbiamo detto non è poi così fantascientifico come potrebbe sembrare. Il primo feromone ad essere riprodotto sinteticamente per opera del premio Nobel Alfred Butenandt fu il bombicol, e cioè il feromone sessuale del verme della seta, del quale qui ne vediamo la complessione molecolare. Al tempo in cui il solo feromone conosciuto era il bombicol e pochissimi altri, gli entomologhi pensavano che ogni tipo di insetto avesse un proprio feromone distinto e solo di farfalle ne erano state individuate 110.000 specie. Quindi solo per loro 110.000 feromoni differenti. Ma non era così. Questo è il modello della complessione molecolare del feromone del Tortrix delle mele. Dalla comparazione di varie complessioni molecolari di diversi feromoni apparve che le strutture variavano, ma i componenti chimici erano uguali. Quindi si arrivò alla grande scoperta. Gli insetti parlavano sì lingue chimiche diverse, ma le lettere del loro alfabeto
cioè i componenti di base, erano uguali per tutti. Partendo da questo semplice ma importante principio, fu facile ai biochimici costruire in laboratorio tutti quei feromoni sintetici che potevano essere utili per la limitazione di specie di insetti dannosi all'agricoltura. Dagli anni 70 la biochimica, congiunta all'entomologia, ha costruito e sperimentato in laboratorio i feromoni di molteplici insetti, che poi, applicati in natura, hanno dato validi risultati. Uno dei maggiori problemi che gli scienziati del settore hanno dovuto risolvere fu quello delle quantità di feromone sintetico che dovevano essere usate per lanciare i giusti messaggi. Infatti, se il feromone è insufficiente, l'insetto non lo avverte, se invece è eccessivo, dà all'animale degli impulsi anomali. Ma dopo molte sperimentazioni, anche questo problema delle quantità fu risolto. Questi che vediamo sono dei tamponi di feromone sintetico pronti per essere immessi in natura. Feromoni sintetici esistono oggi per molti tipi di animali. Infatti è errato pensare che solo gli insetti usino questo tipo di linguaggio chimico, ma come già detto, ogni specie animale, escluso solo l'uomo, può parlare così. Così può parlare un crostaceo, un pesce o un mammifero, e i messaggi dei feromoni, malgrado quanto si possa credere, sono molto potenti. Per esempio, un feromone sintetico, quelli che stiamo vedendo, può richiamare un maschio fino a 2000 metri di distanza. Un vero grido, molto più forte di qualsiasi invito sonoro. In laboratorio, però, non sono stati isolati e riprodotti solo feromoni di insetti con richiami sessuali, ma le ultime ricerche hanno portato la chimica applicata al mondo della zoologia ad individuare e costruire feromoni che lanciano messaggi diversi da questi. Per esempio, sono stati riprodotti feromoni che agiscono come sostanza di allarme, come quello della sanguinerola, un pesce che, quando viene ferito da un predatore, secerne dall'epidermide una sostanza che agisce sul comportamento degli altri pesci del branco, facendoli allontanare rapidamente. In ogni caso, è sui feromoni sessuali degli insetti che avverte la massima attenzione scientifica. Malgrado però le avanzate esperienze, questi sintetici richiami hanno mostrato delle imperfezioni. Una delle più gravi, comprovate in un tunnel aerodinamico del tipo che stiamo vedendo, è la non specificità dei composti, cioè è stato osservato che maschi di alcune specie rispondevano positivamente ad attrattivi odorifici sintetici, propri di altre. Comunque, i feromoni artificiali in natura non possono generare queste confusioni, poiché solitamente le specie coinvolte in questo fenomeno hanno differenti periodi di attività. Creare in laboratorio le premesse per un dialogo chimico con un insetto non è certo cosa facile. I feromoni, infatti, contengono nello stesso messaggio olfattivo più ordini. È stato notato, per esempio, che il feromone sessuale della tarma femmina, come quello di svariate specie di insetti, contiene tre differenti comandi. Il primo comando, che può essere avvertito anche a elevate distanze, esige dal maschio un rapido avvicinamento. Il secondo comando, che entra in azione quando questo si è avvicinato e che quindi è avvertibile solo a brevi distanze, esige che questo si fermi. Il terzo, più perentorio ed avvertibile solo quando il maschio si è posato sulla femmina, esige l'accoppiamento. Queste tre fasi, che abbiamo appena descritto, sono facilmente osservabili in un esperimento che si realizza in un tunnel aerodinamico che le immagini seguenti ci mostreranno.
ad una estremità del tunnel viene posto un feromone artificiale. All'estremità opposta viene introdotto un piccolo contenitore dove era chiuso un maschio di tarma. Dopo aver creato all'interno del tunnel uno stato di temperatura e pressione ideali, si apre il contenitore e l'insetto esce all'esterno. Fin quando lo sperimentatore non crea all'interno del tunnel le condizioni aerodinamiche necessarie per la diffusione del messaggio olfattivo, la tarma resta in posizione statica, senza provare alcuno stimolo. Quando poi il messaggio del feromone si effonde, l'insetto dapprima reagisce con uno stato di eccitazione fisica, poi, obbedendo al primo ordine, vola in direzione della fonte dalla quale proviene l'odore. Arrivato nelle vicinanze di quella che l'insetto crede sia la femmina, obbedendo al secondo ordine, interrompe il suo spostamento spaziale e vola solo concentricamente come in attesa. Il terzo ordine non tarda a venire e l'insetto compie l'atto che la natura gli ha imposto per la continuazione della specie, nella completa disattenzione che al posto di una femmina ci sia solo uno sterile feromone sintetico. Questi esperimenti e tanti altri dimostrano che l'uomo ha imparato a sillabare alcune delle parole dell'infinito e misterioso vocabolario chimico degli insetti. Dimostrano che noi potremo, forse, in un futuro, intendere e farci intendere dai minuscoli esseri che a volte ci sono amici e a volte no. Dimostrano che possiamo regolare le loro, talvolta anomale, esplosioni demografiche con metodi differenti dallo sterminio chimico che fa uso di sostanze tossiche, sostanze che avvelenano il loro ed il nostro ambiente. Dimostrano che forse, comunicando chimicamente con loro, potremo farci degli alleati e non dei nemici. Ricordate le api viste in precedenza? Forse, se potessero ricevere un messaggio di pace e non di attacco, come loro impone il nostro odore, non assalirebbero, come non assalgono il certo coraggioso, ma anche furbo allevatore, che le immagini ci mostrano nella sua spettacolare esibizione. E come le api, forse, si potrebbero comportare tutti gli altri esseri che con noi dividono la terra. Forse. Certo, parlare con gli animali è da molti, e in un certo senso anche da noi, considerato utopia. In ogni caso, dobbiamo pensare che loro parlano e che noi abbiamo la chiave del loro linguaggio. Un linguaggio differente da quello che siamo abituati ad intendere nella nostra dimensione di uomini. Un linguaggio non composto di suoni, ma di sostanze chimiche, di odori, di comportamenti. Un linguaggio che, anche se non ci permette, e forse non ci permetterà mai, una vera e propria comunicazione, ci deve dare l'opportunità di rifiutare categoricamente ogni forma di competizione con questi esseri, basata sull'indiscriminato sterminio di creature viventi, siano esse anche dei minuscoli, utili, inutili o dannosi insetti.